quando sarà quella volta che farò una cosa con calma, senza correre? Non oggi. Oggi sono in giro già alle 9:30, truccata, pettinata e in centro a Monza, perché stiamo andando insieme a mia sorella a fare una pazzia. Io una cosa del genere non la facevo da, non so nemmeno, saranno 6-7 anni. L'ultima volta che ho fatto un taglio di capelli un po' più azzardato era il 2016, sempre inizio anno. E oggi, 7 anni dopo, andiamo a cambiare questo rapporto che ho con me stessa e con i capelli. Andiamo a provare una cosa nuova. Il posto è sempre quello. Stiamo andando da Nasci, Ponte dei Leoni, a Monza. E questa settimana, come mai nella vita, è la seconda volta che vado dal hairstylist, perché così amano chiamarsi. E wow, a tra poco. Sto ritardando il momento in cui mi faccio vedere. Non pensavo, anzi, cioè, ero quasi convinta, perché ho fatto delle prove con alcune foto, ma non pensavo di essere così felice del risultato. Dovrei cambiare un po' più spesso, questo mi insegna questa esperienza, devo cambiare un po' più spesso. Questo poi quando lo sistemerò come voglio io. No, in realtà l'ha fatto bene, però io avevo un'altra idea in testa e quando vado a casa me la sistemo un pochino meglio, mi faccio vedere, ma bello, 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 bello. Il mio hairstylist è migliore. Tra l'altro anche lei ha fatto il taglio. Bella, lei ha fatto la frangia tendina. Fai vedere? Bellissima. Io pensavo che saremmo uscite fuori identiche, ma invece no, siamo completamente diverse. Anche perché domani abbiamo una festa di compleanno e l'idea di arrivare tutte e due con la stessa acconciatura mi terrorizzava un po'. Però ammetto che siamo molto diverse, molto molto diverse. Adesso siamo in uno dei miei posti preferiti a Monza, Cubby. Ho preso una torta gluten free, pere, cioccolato, caffè americano, Olivia ha preso i pancake. Ma guardate quanto è aesthetically pleasing questo posto. È bellissimo, poi ci sono tutte queste altalene. E siamo fuori dalla vetrina. Volevo farvi vedere le altalene senza inquadrare altra gente. Che giornatina, ragazzi, che giornatina. Mi sto abituando alla mia nuova acconciatura e mi sta piacendo un sacco. Ho ricevuto troppi complimenti, più di quelli che mi aspettavo, e sono super felice. In realtà sono molto contenta del taglio. Che bella luce quello del frigo. Comunque, non vi ho fatto vedere lo shopping di oggi, perché dopo il parrucchiere siamo andate a fare un giro al mercato e abbiamo preso dei pomodorini super rossi e super buoni, ne abbiamo già mangiati nell'insalata, e poi abbiamo preso dei carciofi romaneschi, sono bellissimi, sembrano veramente dei fiori,
Io sinceramente li ho presi perché pensavo che quelli che avevo comprato l'altro giorno al supermercato fossero pochi da preparare. Ma a quanto pare quattro carciofi vanno più che bene per 2-3 persone. Comunque, taglierò un altro paio di carciofi, gli altri mi sa che li terrò nel frigo e sono rimasta sorpresa perché costano veramente poco al mercato. E poi abbiamo preso delle clementine super super buone. Abbiamo fatto amicizia con la gente del mercato e mi sa che diventerà un'abitudine. Ci devo tornare. È troppo bello. Troppo troppo bello, mai avrei pensato di dire che andare al mercato è una cosa bellissima, ma è veramente un'esperienza. Un'esperienza per me che studio recitazione è un terreno di studio veramente ottimo. Tornando ai carciofi, praticamente è partito tutto dal fatto che di recente ho scoperto un profilo. Mi direte alla buon'ora, ma io l'ho scoperto solo di recente. Si tratta di Giada Todesco, spero si chiami così. Comunque, questa bellissima bionda e con un fisico pazzesco che cucina queste ricette spaziali. Praticamente ho visto che lei preparava tutte queste ricette con i carciofi freschi. Mi sono detta: ma perché io devo aver paura di preparare dei carciofi? Ce la potrò fare, quindi questo è un esperimento. È la prima volta che provo a farli. Mia sorella sostiene che io abbia già fatto delle lasagne e carciofi, ma io non ho veramente un ricordo. Non lo so perché, ma adesso scopriremo se sono brava o meno a farli. Usare rigorosamente i guanti, mi raccomando. Se no rimangono tutte le macchie sulle mani. Sono praticamente la peggior youtuber di sempre perché non vi ho fatto vedere né come ho cucinato i carciofi né il tasting, ma vi posso dire che erano molto buoni. Allora, cosa ho sbagliato? Ho sbagliato perché non li ho puliti proprio benissimo, per cui un po' di foglie sono avanzate. Prossima volta faremo di meglio. E mi mancava il limone per tenerli in ammollo mentre li preparavo. E questo per me fa la differenza perché erano un po' amarognoli, per il resto però buonissimi. Quindi c'è spazio per migliorare anche perché non li ho cucinati tutti e li posso rifare tra qualche giorno. Olivia, approved? Luca mi ha già detto di sì, per cui. Io oggi ho fatto l'errore di abbioccarmi nel pomeriggio, dopo pranzo. Boh, mi ero messa a studiare, ma mi è venuto sonno, mi sono addormentata, avrò dormito neanche mezz'ora, mi sono svegliata e mi sono sentita un po' strana per tutta la serata. Penso sia dovuto un po' anche quello, quindi sono un po', non lo so, scombussolata. Non so, sono riuscita finalmente a mangiare, mi è passata un po' la nausea, ma mai dormire nel pomeriggio. Una cosa che mi fa proprio male. Funziona meglio se non dormo, a quanto pare. Boh. Ci vediamo domani, spero con un mood un pochino migliore. Dall'ultima inquadratura sono passati diversi giorni e siccome non so più dove siamo rimasti, comincerò dalla cosa che penso di non avervi ancora detto, e cioè di quanto sono felice di questa frangia. Sono sempre più soddisfatta e convinta di quello che ho fatto
E a differenza di quanto pensavo inizialmente, e cioè che sarebbe stata difficile da mantenere, si sta rivelando il contrario. È molto più facile gestire un'acconciatura con questa frangia, una volta che impari a gestirla, piuttosto che il contrario. Perché, ad esempio, con la frangia puoi anche semplicemente rinfrescare la frangia, appunto, e andare in giro con i capelli che sembrano appena lavati, mentre se ce li hai tutti lisci non è proprio possibile. E quindi questo è il risultato, questo è il pensiero maturato e sono veramente felice. Questo è lo styling che preferisco, anche se oggi non mi è proprio venuto al meglio, però l'idea è questa qua di averla comunque molto pesante come frangia e non proprio tutta perfetta, ma un po' così alla Birkin, Jane Birkin. Sì, quando non è proprio freschissima di lavaggio è molto più Jane Birkin. Comunque la sto amando. La smetto perché sennò parlo tipo 5 minuti della mia frangia. In tutto questo ho finalmente ricevuto il pacco che aspettavo e penso che il prossimo ordine che farò lo farò arrivare al punto di consegna perché non posso aspettare una settimana quando in realtà i pacchi mi arrivano nel giro di pochissimi giorni, perché col fatto che il corriere non mi trova a casa, non è che lo molla subito nel centro di ritiro, no. Fa un secondo, un terzo tentativo e così i tempi si allungano. Ma noi non vogliamo questo perché io mi sono stufata di aspettare settimane intere i pacchi. Cosa ho comprato? Non ci crederete, ma a differenza di quanto avevo detto, e cioè che le Adidas Special erano la scelta finale, ho comprato le Samba. Non mi sono convinta fino in fondo e le volevo confrontare, per cui non le ho mai indossate fuori ancora le Special. Le volevo confrontare tra di loro queste due scarpe e vedere quale mi sta meglio. Parliamo un po' di differenze tra le Adidas Samba e le Adidas Special. Punta. Le Samba hanno questa parte un pochino più grande. Ma è veramente quasi impercettibile. Cioè, guardatele da lontano, sembrano identiche. Wow. La pelle in questo punto qua sulle Special sembra più di qualità, mentre questa un po' meno. La suola delle Samba è un pochino meno alta e meno trasparente, mentre quella delle Special è molto più alta e un pochino più trasparente, più gomma. Vedete qua? Queste sono le Special, hanno questo rivestimento che si allunga un po' di più e si allarga anche un po' di più. Mentre qua è un pochino più sottile e adesso le voglio provare perché poi anche la punta. Sì, queste sembrano allargarsi un po' di più, le Special, mentre le Samba sembrano un pochino più strettine sulla punta e le voglio appunto provare perché non mi convincevano totalmente le Special quando le indossavo. Mi sembrava che mi stessero allargando il piede, per cui le voglio provare. Effettivamente questa pianta è un po' più larga delle Special. E poi sul tallone, questo è proprio un po' più dritto e c'è la parte di rivestimento in più. Questa invece è un po' più arrotondata e anche su questa parte qua riveste un po' di più la
caviglia, il piede. Sì, poi l'ultimo dettaglio, le samba sono un pochino più basse comunque, mentre queste sono proprio molto più alte complessivamente. Io non vedo troppa differenza, però potrebbe essercene adesso quando le indosso, vediamo. C'è qualcosa che non mi convince totalmente. Allora, la suola è veramente super sottile, per cui sento proprio quasi il tappeto sotto i miei piedi. E invece le Adidas a me piacciono perché hanno una suola un pochino più spessa, un po' più morbidina. Poi la punta mi schiaccia un po' il piede. E sinceramente non so se mi piacciono perché per me fa tanto la scarpa per come me la vedo da su e queste non mi piacciono particolarmente, cioè hanno un taglio molto strano. Lateralmente sì, così no. Adesso le metto spaiate e le analizziamo insieme. Allora, il feeling su come le sento sui piedi, sicuramente le spezial sono un pochino più morbide dentro e la suoletta è molto più strutturata, ma adesso sono ancora più confusa di prima. Aiuto. Sì, forse mi piace di più questa vista da su. Che cosa ne pensate? Ditemi anche voi perché a questo punto non mi so più decidere. Devo vedermi allo specchio. Io sono sincera, non vedo nessuna differenza. Adesso starò qua a pensare su quali tenere. Comunque le samba sono riuscita a trovarle sul sito di Foot Locker a un prezzo un pochino più decente rispetto a Zalando, costavano 120, che rispetto alle Spezial sono solo 10 euro in più, e quindi se state cercando le Samba, il prezzo è molto più onesto su Foot Locker. Io poi adesso vi lascerò e mi metterò a ragionare su quali tenere nelle due. L'ultima cosa che vi faccio vedere è il mio ultimissimo acquisto. Ho comprato una camera bag ed è uno dei miei acquisti migliori dell'ultimo mese. L'ho presa alla Media World, però penso che si possa trovare un po' ovunque. È bellissima perché dentro ha questi due scomparti che però possono diventarne uno solo perché appunto si stacca il divisore, però a me va bene così suddiviso perché in uno inserisco il microfono e in uno la macchina fotografica. Poi qui si può tenere il cavo o le SD, e poi ci sono anche queste taschine laterali che possono servire per altre cosine, però sono super contenta di questo acquisto. Io direi che mi sono dilungata un po' con le scarpe, per cui vi saluterò qui, chiuderò questo video, vado a riflettere sulle scarpe da tenere. Intanto ditemi la vostra, perché sicuramente quando vedrete questo video non avrò ancora rispedito indietro una delle due. Detto ciò, io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!